Questa dodicesima puntata di Tutto un Pop, anche stasera grandissimi ospiti, sempre pronti ai posti di combattimento, il nostro Elio Capecchi e il nostro Ricotti con l'orchestraccia. È finito anche il mese di febbraio, esatto. E anche questa settimana ci saranno appunto molti ospiti nel nostro salotto. E Simone, devo dire però la verità, io mi aspettavo oggi un'inchiestina da parte del nostro Emanuele Nanni su il divorzio Ferragni-Fedez. Mi stai perdendo colpi. Qui mi si accusa, è già due puntate che la Scila mi accusa, e io non so perché fai così, di non essere sul pezzo. Però alla fine è da Natale che si parla della Ferragni e di Fedez, ma chi se ne frega? Ma siccome anche dire chi se ne frega è troppo spocchioso, è vero, noi parliamo d'altro. Il nostro slogan è raccontare piccole storie, piccole grandi storie di provincia, quindi ci concentriamo su altro, va bene? Pure filosofo, piccole grandi storie. Mi fai dissing la Scira, mi fai dissing ragazzi. A proposito, dove si trova il nostro Emanuele Nanni questa sera? L'altra settimana avevamo dato un piccolo, piccolo indizio, no? Chissà se stasera ce la farà ad arrampicarsi fino alla vetta di questa puntata. Chi lo sa, e andiamo a vedere, perché appunto il nostro Emanuele Nanni, da bravo inviato, ci farà conoscere una realtà pistoiese molto molto particolare. Emanuele, ci senti? Ciao Scira, ciao Simone, sono qua davanti a questa porta rossa, sto per entrare nella casa del Grande Fratello, è un'emozione bellissima passare questi mesi, no scherzo, la porta rossa è un suono al Grande Fratello, ma sto per andare all'Arrampicata, sono qua Associazione App, Arrampicata Pistoia, Legno Rosso, io sto per rientrare e sto per entrare per davvero, no, mi sembra, no, non è il caso, no, ma ballano qua. Ho sbagliato tutto, allora penso che bisogna andare a dritto, lì ballavano tra l'altro il tango, mamma mia, tango, qua ragazzi è una cosa, eccolo qua, tac, ma che meraviglia, pazzesca. Mi sentite dallo studio? Sì, sì. Benissimo, benissimo. Allora, che meraviglia, io qua penso, cioè, e io qua subito sono qua in compagnia con Francesco Tasselli, che ci siamo dati appuntamento, e è qua che mi sta aspettando col sorriso, io un po' meno oggi. Francesco, cos'è questa realtà app? Tanto benvenuti, grazie. Benvenuti a tutti, e stasera siamo a presentare la nostra associazione che opera sul territorio da tanti anni,
Noi facciamo questo sport da tantissimi anni, operiamo dal 2010 come associazione e ora siamo stati fermi per circa 3 anni e mezzo perché questa struttura del comune di Pistoia è stata appunto rimessa a posto, è stato rifatto il pavimento, sono stati fatti un po' di lavori di messa a norma, e però ora il 30 gennaio abbiamo riaperto questa bellissima struttura e niente. Quindi, vedo che ci sono tantissime persone, mi dicevi anche un sacco di iscritti, giusto? Assolutamente sì, la nostra associazione ha lo scopo di rendere questo sport, l'arrampicata sportiva, un po' alla portata di tutti. Cerchiamo di, noi sono circa, anzi più di 10 anni che non ritocchiamo mai i nostri prezzi. Infatti mi parlavi prima, esatto, di prezzi molto accessibili, molto accessibili per tutte le tasche. Esattamente. E grazie a questa politica noi neanche in un mese, siamo riaperti dal 30 di gennaio, abbiamo raggiunto quasi 160 iscritti in neanche un mese, quindi è un grande risultato che premia i nostri sforzi. Noi siamo una piccola associazione prevalentemente di volontari, anzi totalmente di volontari. Infatti, mi dicevi siete aperti dalle 19 alle 23 il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì. E in caso di pioggia il ci sabato anche... e la domenica in caso di pioggia. Quindi diamo la possibilità a chi dovrebbe andare fuori ad allenarsi di poter usufruire di uno spazio per l'arrampicata sportiva. Simone, ecco. Ma te, mi ci vedi lassù in cima? Io sì, subito. Cioè, mi ci vedi lassù subito, su quel sì, cratere sì, sì. Arancione? Tu stai facendo una gavetta da inviato che se la sognano quegli altri, capito? Cioè, il hockey l'altra settimana, il tiro con l'arco, cioè, il tango, cioè... Ti stiamo facendo mettere cose sul curriculum che insomma noi ci aspettiamo di più. Almeno un centinaio d'euro da parte tua ce l'aspettiamo. Io c'era la Scira, voleva chiederti sì, una cosa. Ma siccome perfetto, ma io, ho guarda, premura io sono che tu non ti faccia male, ho bisogno di sapere quali accorgimenti ci vogliono per poter fare e praticare questo sport, questa disciplina. Guarda Scira, ti faccio uno spoilerino perché io magicamente sono già imbracato. Ma andiamo avanti, parliamo delle scarpe che mi dicevi, come funziona? Allora, il materiale che serve per fare l'arrampicata è ovviamente un materiale specifico, quindi occorre indossare una scarpa tecnica da arrampicata. Questa scarpa ha una caratteristica, anzi ha più di una caratteristica, ha una suola di gomma con una buona tenuta e ovviamente riesce a fasciare il piede, a comprimerlo in maniera che il piede, una volta che viene spalmato sulla parete, possa come dire, possa fare una progressione sicura. Okay. Quindi diciamo la scarpa non è comoda, però ha lo scopo di... Lo scopo di proteggere. Esattamente, di proteggere e di permettere proprio anche un appoggio molto preciso dove appunto è... come dire, la superficie è molto a volte piccola. Allora, io non vedo l'ora di salire. Io direi che dell'imbracatura ve ne parliamo dopo secondo collegamento. Però io voglio farti una domanda a te un pochino prima. Già... Ma tu soffri di vertigini? Dimmi. Allora, io l'ultimo rapporto che ho avuto con le mie vertigini è nel 2017 al Parco del Cavallino Matto, a Donoratico, in una di quelle giostre che vanno su e poi vanno subito giù. E mi sono sentito un po' male. Io po' però male. Non so dal 2017 a ora cosa è cambiato dentro di me. Va bene, lo scopriremo stasera assieme, grazie anche all'associazione App di Legno Rosso che si presta per questo interessante esperimento. Emanuele, torniamo da te più tardi, grazie mille. Dopo io mi vado a imbracare, bene, vado, io sono prontissimo, mamma mia. Scila, siamo curiosi. Il nostro Emanuelino. Ma come? Ma te sei proprio in pensiero, sei proprio cuore di mamma, sì, che sei in pensiero. Invece queste qui, ripeto, è tutto curriculum, esperienza che si fa, va bene. Se lo dici te. Certo, fidati. Ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui a Di Tutto Un Pop. State con noi. A tra poco.
il 27 di febbraio era la giornata mondiale dell'orso polare. Il carnivoro terrestre più grande del pianeta è una delle specie più iconiche al mondo. Nonostante questo, i cambiamenti climatici provocati dall'attività umana stanno rendendo sempre più fragile il suo habitat e la sopravvivenza di questa maestosa specie, ed è seriamente minacciata. Ne parliamo questa sera qui a Di Tutto un Pop con un ospite che questi animali li conosce molto bene. Sto parlando di Luca Bracali. E benvenuto a Luca Bracali, anzi bentornato Luca, come stai? Simone, sto benissimo, devo stare io sempre in forma perché sono i viaggi che mi danno l'energia vitale, no? Per andare avanti. Allora, Luca Bracali non ha bisogno di presentazioni, secondo me, però insomma è un viaggiatore, fotografo, grazie all'occhio della sua fotocamera è riuscito a testimoniare momenti significativi della vita del nostro pianeta e secondo me, e non lo dico per piaggeria, lui assieme a pochi altri possono testimoniare lo stato di salute della nostra Terra. Ha fotografato ghiacci che si sciolgono, fino ad arrivare forse anche a perdere qualche drone per fotografare vulcani in Islanda, mi sembra di ricordare qualcosa del genere, correggimi subito. Vulcani in Islanda li ho fotografati e ci ho fuso i due sensori, perché la lava a 1000 gradi mi ha procurato questa ferita al mio drone. Perso invece è capitato alle isole Svalbard, a 1200 km dal polo nord geografico, dove i droni praticamente sarebbe vietato farli volare proprio per un discorso di geomagnetismo, siamo vicini al polo nord geomagnetico. Okay. Il drone mi ha perso la bussola letteralmente, quindi non rispondeva più ai comandi e se n'è andato a 5 km di distanza. Poi ha ritrovato la bussola. Ho cercato di portarlo a casa, peccato ha terminato la carica della batteria residua e mi è atterrato in acqua, in mezzo ai ghiacci. Quindi lì non si recupera. È irrecuperabile il drone, purtroppo irrecuperabile anche le immagini. Ok, che peccato, però insomma sono incidenti di percorso che insomma a un esploratore come te devono accadere. Se chi non risica non rosica, si direbbe, no? Quindi io andando oltre i limiti talvolta è chiaro che ci vado a rimettere, non posso sempre vincere. Senti Luca, prima di parlare degli orsi polari vorrei sapere da dove vieni o dove vai, perché solitamente hai appena concluso un viaggio fantastico oppure stai a partire per un viaggio altrettanto fantastico? Eh sì, le hai indovinate entrambe, guarda, okay. Sono praticamente rientrato dal Messico da 10 giorni, ero in Messico 10 giorni fa, ma un mese e mezzo fa ero in Borneo, in Brunei e appunto in Malesia. Quindi mi sono fatto questi due viaggi tra gennaio e adesso, in metà febbraio, già due viaggi tanto per cominciare, e al caldo stranamente, al caldo entrambi. E adesso sto per partire questo venerdì, quindi perché stranamente? Perché di solito scegli un viaggio al freddo e uno al caldo? Oppure no, perché io fosse per me sceglierei viaggi solamente artici, il mio cuore batte per l'Artico, per il freddo. Però stranamente, proprio perché appunto non ho scelto queste mete, ma ho cominciato con il caldo, una cosa per me insolita, ma rimedio subito perché venerdì parto per Finlandia e Norvegia e Isole Lofoten. Quindi starò dal 1 al 10 di marzo in queste aree, questi territori dove mi reco ogni anno e siamo alla 22esima volta. Dopodiché rientro, sto 7 giorni a Pistoia e parto per l'Islanda. E questa sarà la mia 18esima volta in quello che ritengo il paese più bello di quelli che ho avuto fino ad oggi modo di visitare. Bene, senti... Oggi appunto è la giornata internazionale dell'orso polare, abbiamo chiamato Luca perché insomma ne ha ripresi e fotografati tanti. L'orso polare, Luca, al di là della simpatia che può fare questo animale, però è veramente il simbolo di quello che sta passando il nostro pianeta, è il simbolo del riscaldamento climatico proprio perché il suo ambiente, i ghiacci si vanno a ridurre e quindi si riduce anche la sua zona di caccia. Stiamo parlando dei carnivori più grandi della nostra sulla Terra, giusto? Dici giusto, Simone.
Innanzitutto viene definito un mammifero marino, ecco, al pari di un cetaceo o di altri appunto animali marini. Però è comunque un carnivoro terrestre anche, ed è il più grande carnivoro terrestre, proprio con i suoi 3 metri di lunghezza e 800 kg di peso. È una macchina formidabile, è probabilmente la macchina biologica più performante che esista sulla Terra. Pensa che una mamma orsa con il suo cucciolo, in disperata ricerca di cibo, questa è una notizia che si trova appunto sul web tranquillamente, ha nuotato per 9 giorni consecutivi percorrendo quasi 700 chilometri in acqua. Ha perso il suo cucciolo e ha perso 50 kg. Questo per dire che il nuotatore formidabile che è, ma è anche un grandissimo cacciatore. Il problema è che proprio il suo terreno di caccia gli si sta lentamente, ma neanche troppo lentamente, riducendo. Pensiamo all'areale, diciamo, artico. In tutta la vastità artica, è bene non confondersi, l'orso polare vive solo e solamente in Artico, non al Polo Sud, come qualcuno ha pensato di ipotizzare, ma addirittura di portare gli orsi polari in Antartide, proprio perché in Artico hanno una vita più dura, in Antartide, che è un continente di ghiaccio, avrebbero vita più facile. Però ecco, insomma, queste sono un po' fandonie che vengono sparate chissà da quale mente perversa. L'orso polare vive in Artico e uno dei suoi areali maggiori è sicuramente la baia di Hudson in Canada. Pensa che dagli anni 80 ad oggi questo spazio enorme, questa baia gigantesca, si è ridotta, il ghiaccio appunto della banchisa estivo, del 50%. Tantissimo. Si è surriscaldata di 3 gradi, ben 3 gradi, che è un'enormità dagli anni 80 ad oggi, e gli orsi polari sono diminuiti del 50%. Ad oggi ce ne sono solamente 618, erano 1200 negli anni 80. Il totale di orsi polari che popolano appunto la Terra, ma quindi queste aree artiche, e mi riferisco ad Alaska, Canada, Isole Svalbard, Russia, Groenlandia e Polo Nord, sono 26.000. 26.000 esemplari. Sì, 26.000 esemplari, però è considerato un animale a rischio di estinzione. Non ad oggi, ma nel 2050 si prevede che la calotta glaciale artica non congelerà affatto. E questo praticamente è una scomparsa di un habitat naturale dell'orso polare, che potrà solamente procurargli un danno uguale all'estinzione. 2050, Luca, è domani mattina praticamente. 2050 sì. Ci sono alcuni scienziati che prevedono che l'orso polare possa riadattarsi. Perché? L'orso polare deriva da una costola dell'orso bruno. 600.000 anni fa l'orso bruno praticamente si è evoluto, una branca di orsi bruni sono evoluti spingendosi sempre più a nord fino a diventare orsi bianchi, orsi polari. Quindi hanno mutato la pelliccia, che sotto sarebbe sempre nera, ma comunque poi è diventata bianca, in ogni caso con il tempo, e sono diventati da erbivori, sono diventati dei carnivori. Ora è stato trovato un orso particolare, una nuova razza, l'orso grolare, perché l'orso polare è sceso a sud a cercare cibo. L'orso grizzly è salito a nord spinto dalla fame e dal caldo, hanno avuto il classico mating ed è nata una nuova razza, l'orso grolare. Ora è da capire però il grolare e il polare come si evolveranno, se riuscirà il polare ad adattarsi alla caccia sulla terraferma piuttosto che sul ghiaccio, visto che il ghiaccio gli verrà sempre più a mancare. Il ghiaccio è la piattaforma di caccia prediletta, preferita dell'orso polare, perché è lì che aspetta la fochina ed il suo l'autopasto è a base naturalmente di foche. Senti, tu ne hai fotografati e ripresi tanti di orsi polari, in che paesi l'hai ripresi? Anche le immagini che stiamo vedendo appunto raccontano questo, ma dove sei andato per riprendere gli orsi? Innanzitutto è dal 2008 che io fotografo orsi polari e dal 2014 che mi reco ogni anno a Churchill, la capitale mondiale degli orsi polari. Io li ho fotografati. Churchill in
Canada. Churchill è in Canada e sono 900 abitanti e 600 orsi polari. Li ho fotografati lì essenzialmente anche con i cuccioli a Wapusk, che è, diciamo, un parco nazionale dove le mamme orse vanno praticamente a ritirarsi in queste tane nascoste sotto la neve e a dar luce fra gennaio e febbraio ai cuccioli di orso polare. È un luogo di straordinaria bellezza proprio perché è l'unico al mondo dove si riescono ad avvicinare gli orsi polari cuccioli. Ce n'è anche un altro, ma è inaccessibile, bloccato dal governo e alle Svalbard. Io li ho fotografati, quindi, in Canada, in Alaska e alle isole Svalbard. Quali accorgimenti hai dovuto prendere per fotografare gli orsi polari? Al di là degli accorgimenti tecnici con le macchine fotografiche, ma proprio anche per avvicinarsi, non credo sia così semplice. Allora, è semplice se lo fai in self-driving, diciamo, perché sei veramente un folle, come l'ho fatto io, mi sono lasciato proprio alla pura follia. Self-driving, spieghiamolo per i nostri amici. Praticamente io ero l'autista del fuoristrada, della Jeep, che mi ha condotto in fuoristrada, un 4x4 molto potente, performante, che mi ha consentito di andare nel ghiaccio aperto e di avvicinare a 15 metri un orso polare. Sceso dalla macchina mi sono messo a fotografarlo, ma non ero armato, quindi essere a 15 metri da un orso polare non armato è pura follia. Sì. Però questo mi ha consentito di fare delle immagini chiaramente irripetibili. Anche perché credo che un orso polare i 15 metri li faccia in pochissimo tempo. In pochissimi secondi, perché viaggia a 50 all'ora in qualsiasi condizione si possa esso trovare, quindi di ghiaccio, di neve. E in effetti sono scappato ad un attacco di orso polare una volta rifugiandomi in macchina. Meno male avevo i ramponi sotto i miei stivali, altrimenti sarei rimasto lì a pattinare sul ghiaccio. E questo orso si alzò e mi venne incontro. Quello fu, ecco. Invece è diverso quando vai con le guide. Adesso è vietato fare questo self-driving, quindi vai con guide armate. E ti avvicini sempre a 15-20 metri, però sono guide armate, quindi questa, diciamo, è una possibilità di avvicinamento molto importante. Ci vogliono sempre teleobiettivi di una certa potenza, perché comunque 15 metri non sono sempre 15 metri, talvolta sono anche 60 o 70 metri. E questa è la distanza, diciamo, di sicurezza minima, dal punto nel quale tu ti trovi e riesci a catturare magari l'orso nella sua postura migliore, perché comunque sia l'orso è anche un po' goffo, se vogliamo. Sì. Invece il momento più bello è quando cammina, è quando tira sulla testa, è quando distacca le zampe, quindi fa vedere proprio la sua importanza, la sua regalità, la sua possenza. Certo. Allora, Luca, tu con la mostra Pianeta Terra, un mondo da salvare, stiamo parlando di una mostra di quanto tempo fa? Quando ha avuto la sua massima espressione è stata ospitata a Pistoia nel 2016, nel Palazzo Sozzifanti, ma la sua massima espressione l'ha avuta, e Pistoia non me ne voglia appunto per questo, a Bruxelles, proprio nella sede del Parlamento Europeo, nella sala principale del Parlamento Europeo. Ecco, lui ha avuto la sua massima espressione grazie appunto a un europarlamentare, Marco Affronte, appunto appartenente alla corrente dei Verdi, ma è un biologo marino soprattutto, che ha voluto questa mostra, ed la mostra ha avuto un grande successo perché erano presenti una settantina, un'ottantina di europarlamentari, e ascoltarono le mie storie riguardanti appunto i cambiamenti climatici, il global warming, la fusione dei ghiacci. Lì ero nella famosa stanza dei bottoni, con la speranza che qualcosa cambiasse. Onestamente, ad oggi che sono passati 7 anni, mi sembra che, anche se mi hanno ascoltato in quel momento, poco sia stato fatto. Però il problema qual è? È che ai grandi incontri dei capi vertici di ogni nazione, le famose COP, non si presentano i più grandi inquinatori del pianeta Terra, che sono essenzialmente l'India e la Cina, che messi assieme formano praticamente 3 miliardi di persone. La Terra è popolata da 7 miliardi e mezzo, questi da soli fanno quasi la metà della popolazione terrestre. Diciamolo pure chiaramente.
tra virgolette è inutile, perché le buone pratiche non sono mai inutili, però insomma tra virgolette diventa quasi inutile fare la raccolta della plastica quando poi magari in India vediamo i fiumi pieni di esattamente di Simone, è quello che intendo dire io. Se tutti noi pistoiesi, ma diciamo toscani, ma diciamo pure italiani, ci convertissimo proprio all'essere green e spegnessimo ogni cosa che produce CO2, e cosa sarebbe semplicemente una goccia nell'oceano rispetto a India e Cina, che ovviamente stanno andando avanti con i combustibili fossili, bruciando quanto più carbone possono e naturalmente immettendo una quantità esagerata di CO2, che è uno degli elementi proprio più dannosi per l'atmosfera terrestre. Ecco, però non bisogna stancarci di ripetere questo messaggio, di ripeterlo soprattutto alle nuove generazioni, perché vedo che i ragazzi più giovani sono molto sensibili rispetto anche alla mia gioventù, nel senso quando avevo 20 anni forse io non ero così sensibile a questi argomenti, magari ero più sensibile ad altri, però adesso vedo che tantissimi ventenni si stanno muovendo e quando vedo una protesta per queste cose, insomma, è sempre una buona protesta. Senti Luca, ti faccio l'ultima domanda. Tu hai girato 156 paesi, ok? Esatto. E hai pubblicato 20 libri. Ma se Luca Bracali dovesse o avesse la possibilità di rifare uno scatto fotografico che ti sei perso, un evento storico o naturale, quale sarebbe secondo te? Ma io probabilmente ho sempre in mente la foto che non mi è venuta bene o l'attimo che ho perso, quindi ciò che mi è mancato è sempre lo scatto migliore, così. Se dovessi dirne una per tutti, visto che sto pensando già al 21esimo libro che uscirà per questo dicembre. Spoiler. Ma anche il 22esimo libro, mi è stato richiesto il 22esimo libro, proprio ieri da un grande editore, e sarà sulle aurore boreali, il 22esimo libro, sulle aurore boreali. Ecco, lo scatto che veramente mi sono perso è stato questo ottobre, quando c'è stata quella tempesta magnetica paurosa, sarà stato un G3, una cosa pazzesca, che è stata vista, dicesi, anche in Italia. Io ero all'estero, non c'ero, però quella che è stata vista in Italia è stata una vera e propria aurora boreale. Sono stati dei riflessi, stata l'aurora. Ma è stata vista però comunque in Scozia, è stata vista nei Paesi Bassi, è stata vista insomma a latitudini veramente basse rispetto a dove è lo scenario aurorale. Ecco, io quella sera lì tornassi indietro, non so quanti migliaia di euro riuscirei a pagare per potermi rivivere quell'attimo che purtroppo mi è sfuggito. E mi è sfuggito per sempre. Beh, però sicuramente tutti gli altri scatti che hai fatti, sono convinto che riescono a ripagare quello scatto perso. Se li mettiamo tutti assieme probabilmente sì, perché parliamo di 20 anni di aurore boreali. Però ti ripeto, io non sarò mai soddisfatto, perché il momento in cui ti senti arrivato con uno scatto a livello fotografico, quindi ti senti di aver ottenuto il massimo, ecco, è la volta che appendi la fotocamera al chiodo. E questo non voglio che avvenga. E questo non deve avvenire, anche perché poi devi tornare qui a raccontarci. Luca, grazie mille di essere stato con noi, grazie della testimonianza che hai portato e grazie a quello che fai per il nostro pianeta. Un vero piacere, grazie a te Simone e grazie a tutti i telespettatori che ci hanno considerato in questa puntata. Io continuerò a fare il mio dovere di missionario per la salvaguardia e la protezione delle bellezze del nostro pianeta. Grazie ancora. E bentornati a Di Tutto un Pop, caro Simone. Che c'è? Allora, come sempre quando si rientra dalla pubblicità si deve fare due cose. La prima è ricordare la nostra app, quindi se non l'avete ancora fatto la dovete scaricare, è gratuita sia per iPhone che per Android, la potete trovare anche sulle Smart TV, quindi veramente portarsi dietro l'app di TVL, TVL Play, è veramente semplice, potete avere tutte le notizie del nostro TG, ma anche tutte le nostre produzioni, dall'Ora Verde, al Canto Balbalì, Di Tutto un Pop, Giovedì Sport, Tiro Libero, insomma ci sono veramente tutte.
E poi seguiteci sui social, perché noi insomma durante la trasmissione facciamo anche delle storie, insomma tanti ci seguite, soprattutto seguite anche quelle della Scira sulla pagina della Scira, che poi in tanti Scira ci chiedono ma qual è il... Allora io non so se si può dare un po' di follower, li vuoi? Ma sì, perché uno cerca Scira, ma in verità tu su Instagram sei... Lo volete sapere? Certo che lo vogliamo sapere. Sono Ciribiri. 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 Perché ormai fatto anni fa, vero? Esatto, ormai quando... sì. In realtà l'avevo fatto per non farmi trovare da tante persone. Ah, ho capito. Se la tirava poi, un po', vero? La cosa però... è comunque esondata. Bene. Allora, invece vediamo se troviamo, vedo un'immagine incredibile, wow, da Legno Rosso, dove è collegato il nostro Emanuele Nanni. Vedo questa immagine di questa parete, insomma fa un po' impressione, vero Scira? Ma guarda là, Leonardo che fa una ripresa, sì, top. Il nostro Leonardo che ringraziamo, Monfardini. Poi scende giù, piano piano. Emanuele, ci sei? Eccolo. No, è alto veramente. Ma tu sei pazzo, c'è a terra ancora. Ci sono, caspita. Se volete potete cercare anche me su Instagram, io sono semplicemente Nanni Emanuele, mi cercate, sono il vostro Chiara Ferragni del Bottegone. Senti, Chiara Ferragni del Bottegone. Quindi Chiara Ferragni ora è una cosa positiva. Ma devi stare così a gambe larghe, te l'hanno detto loro? No, infatti guarda, no, gambe larghe mi sono messo io perché sono un po' un cafone, diciamo la verità. Okay. Però bisogna stare composti per fare questo vedo bellissimo che c'è un nuovo sport, ospite sono con sempre te. In compagnia con Francesco. Sì, c'è un nuovo ospite, ora ve lo presento subito, eh. Okay. Abbiamo Luciana che ci spiegherà. Buonasera, Luciana. Ci spiegherà alcune cose riguardanti ai corsi. Con Francesco avevo bisogno di sapere, intanto vedete mi ha imbracato, ma tra poco, tra un minuto mi vedrete all'opera, io ho già provato qualcosina. Francesco, dicevi che qual è lo scopo principale di questa arrampicata? Sì, fare sport, ma soprattutto mi dicevi? Allora, stare insieme, quindi è un'occasione di socializzazione, un'occasione per creare relazioni fra le persone e soprattutto per i più giovani anche scoprire che mettere un po' di sport nella propria vita è un elemento che cambia la vita, ci fa stare meglio, ci fa vivere meglio complessivamente nel lavoro, nello studio, in qualunque cosa facciamo, lo sport ci aiuta sempre. E poi Francesco mi diceva che qua come diciamo sono aperti dalle 19 alle 23, ognuno può stare proprio tutto il tempo per socializzare, per parlare, non c'è un'ora e basta, un'ora all'ingresso, ecco, puoi stare proprio tutto l'arco dell'apertura. Ma facciamo la domanda che i nostri telespettatori si chiedono, guarda, sono di Pistoia o anche insomma vicino, zone limitrofe, e voglio venire qua da voi Legno Rosso, quali sono i corsi, come si può fare per iscriversi? Allora, visto che si arrampica sempre in due e quindi è fondamentale sì imparare a salire ma soprattutto a fare sicura, noi organizziamo dei corsi proprio per i principianti. Facciamo dei corsi adulti e anche bambini. I corsi adulti li facciamo praticamente tutte le sere, 2 ore una volta a settimana, e i corsi bambini per ora ci siamo organizzati una volta a settimana, il pomeriggio, e cerchiamo di fare un'attività proprio didattica all'arrampicata, quindi esercizi di equilibrio, coordinazione, per poi iniziare a fare i primi movimenti. Emanuele, forse l'hai detto prima, l'ho perso io. Quanto è alta la parete a Legno Rosso? Mi chiedevano l'altezza, quanto è alta? Perché sai, stanno venendo dallo studio. La parete è alta 12 metri. 12 metri. Lo sviluppo delle pareti strapiombanti è 14. Dove vedi quel ragazzo con la maglia blu, lì si arriva a 14 metri. Ciao, da 14 metri. Da 14 metri. Bene. Come scende tranquillo. Che bello. Emanuele, un angelo. Inizia. Ti manca le ali. Emanuele, bene, inizia ad arrampicarti perché insomma siamo già al secondo collegamento e non ti abbiamo visto ancora salire sulla parete, dai. Ma infatti da casa staranno dicendo cosa succede qua Emanuele che non si lancia. Francesco, lascio a te il microfono, qui abbiamo la nostra Luciana che mi arregge, io prima ho detto volgarmente mi arregge, invece ha detto un termine, mi fa sicura, sei la mia sicurezza. Bene, io inizio Simone, dopo vai. Se non ce la faccio io ti fo toc toc e scendo. Senti Emanuele. Allora, dov'è che posso appoggiare? Emanuele. Emanuele. Ok.
Guardate qua. Dimmi, Simone. Che musica vuoi mentre scali? Te la faccio mettere? Ok, Spider-Man, c'hai qualcosa? Ce l'ho, Spider-Man, ce l'ho, vai. Avengers, vai. Vai. Sembra essere l'arrampicamuri del bottegone. Guardate là. Bene. Guardate qua, l'inviato più alto di tutti. Vai, ma continua Francesco, invece com'è? Di parlare. Cioè, devi guardare i piedi per salire perché è fondamentale la salita farla proprio con la forza delle gambe. E quindi, esatto, appoggiando i piedi, quindi bravissimo. Simone, Manuel, come ti sembro? Bravissimo. Vai. Io secondo me scenderei. Sì, no, vai continua ad andare ancora? Su. È bello che tutti stanno scendendo e tu sali. Questa cosa mi piace. Allora, bravissimo. Mentre Emanuele continua sua scalata, ecco, quindi vedi questa cosa anche come, cioè, capito, la scalata verso il successo. Noi continuiamo a uscire. Stai fermo lì, non ti muovere, va benissimo così, lo fai per i telespettatori di TVL. No, senti, vai, fermo lì, vai, Shira, che cosa abbiamo adesso? Ti amano, devi fare questo per loro. Noi andiamo avanti, ancora musica giovane di tutto un pop, ospita di questa puntata il cantautore Nigito. È uscito il 26 gennaio scorso Post Scriptum, che è il suo primo album, e questa sera è con noi per presentare il suo singolo. Sentivano come macigni, una scrollata e via, non volevo romperti. Ho scritto mille più parole per dare forza al tuo nome, così come sei, sei davvero come ti aggiungeresti un po' di brio in questo mio strano Dio, mi inerpico per le tue forme e le tue orme, agli occhi luminosi non piangi e non ti posi sui fiori come le farfalle, ma aspetto il momento giusto per dirti che ho scritto mille più parole. Sei davvero come ti vorrei. Ha di tutto un pop con mille più parole, Nigito, eccolo qua, vieni. Ciao, come stai, sera. Nicolò? Molto vieni, bene. Accomodati. Grazie. Pure sul nostro divano. Nicolò Nigito, ok? In arte Nigito e basta. Sì, possiamo dire così. Nigito in realtà, Nigito. Però te l'avevo detto che sbagliavo. Non fa niente. Nigito. Ora lo so. Bene. Allora, Nigito, classe 2000, sì, giusto? Quindi sono 23 anni, giovanissimo.
si approccia alla musica a 8 anni suonando il trombone a Casalguidi. Sì, a Casalguidi, era una banda musicale. Era una banda musicale. Che ci fa piacere, salutiamola, perché comunque le bande sono sempre una realtà, sì, del territorio. Un salutone, okay? Amici miei. E poi si approccia alla musica fino ad arrivare a pubblicare un EP che si chiama Postscriptum, dal quale appunto abbiamo ascoltato 1000+ parole, però nel mezzo ci sono delle storie da raccontare. Vabbè, sì, certo. Certo, c'è da dire che il mio percorso è stato un po' particolare a livello musicale, insomma. Io praticamente ho cominciato andando al liceo musicale, appunto, qua a Pistoia, al Forte Guerri, e nulla, praticamente da lì è nata... Poi, ti fermo subito, il liceo, sì, musicale Forte Guerri, che fa parte del liceo classico, giusto? Sì. Ok? Sì, sì. Ed è un indirizzo che non c'è da tantissimo tempo. No, in realtà quando sono entrato io al liceo musicale è passato, cioè era passato solamente un anno, c'era solo una classe prima di noi. La sezione credo sia rimasta sempre una, sempre là, perché non c'è tantissime persone che ci vanno. Ecco, tu hai iniziato così questa avventura, insomma, avventura scolastica importante in un liceo musicale. E che cosa si studia in un liceo musicale? Vabbè, chiaramente è un liceo, quindi andrai a studiare un po' tutte le materie che ti servono per andare in un qualsiasi indirizzo universitario. Ok. Però particolarmente, appunto, ci siamo andavi a fare appunto materie inerenti alla musica, quindi armonia, teoria, analisi, composizione, solfeggio anche, banalmente. Più nel pomeriggio c'erano le varie classi di strumento, che nel mio caso erano di canto e di sassofono a scuola. Infatti il pianoforte poi l'ho ripreso in privato, in teoria nel momento in cui ho iniziato, cioè più che in teoria, in pratica, nel momento in cui ho iniziato il musicale, pochi mesi dopo cominciai a fare il pianoforte classico. Perché suoni anche il pianoforte, oltre sì, certo, al trombone, che immagino l'abbia abbandonato. Sì, il trombone oramai è dimenticato. Ok. Però ecco, appunto, hai detto, parallelamente alla scuola facevi dei corsi, continuavi comunque anche fuori dalla scuola, giusto? Anche perché poi va bene la teoria che ti insegnano, poi ci vuole un po' di pratica, ma poi insomma il mondo della musica si apprende anche raccogliendo quello che la città e che il tuo habitat ti offre. E tu negli anni 2000, insomma in quegli anni lì, vivi tuttora a Pistoia. Pistoia che cosa ti offriva? Beh, Pistoia in realtà mi ha offerto tanto, a me tantissimissimo, e soprattutto le jam session che io tuttora ringrazio, perché mi hanno permesso appunto di, anzitutto, di capire effettivamente cosa significa improvvisare, l'improvvisazione in sé. Col pianoforte io ho avuto modo appunto di evolvermi moltissimo anche a livello artistico personale, proprio grazie all'improvvisazione, ad esempio al circolo Lex Breda, oppure anche al circolo delle Fornaci. Lì c'era Nick Beccattini, era veramente, lui con la chitarra era un mostro, lo è tuttora perché comunque è un insegnante bravissimo. Insomma, comunque quelle sono state esperienze molto importanti, ecco. Ecco, quindi queste jam session ti hanno messo su un palco, e poi piano piano hai detto, sai cosa, il pianoforte mi riesce bene, adesso buttiamoci giù qualche parola, funziona così, perché poi il testo che abbiamo sentito è un testo tuo, come tutti quelli dell'EP, quindi arriva anche un po' la parte del cantautorato. Sì, certo, in realtà tutti i pezzi sono nati, pianoforte e voce, tutto appunto per idee mie. Però come anche si parlava prima, infatti te l'ho detto, nel momento in cui ho cominciato a fare queste jam ho sentito proprio il bisogno di fare qualcosa di mio, proprio perché abituato oramai alla scuola che mi insegnava sempre di avere sempre lo spartito davanti, e fino a qui tutto bene, io sono d'accordissimo, devi studiare un po' per capire, ma quando tu arrivi a un certo punto ti rendi conto che puoi fare di più. Quel fare di più per me era proprio estrapolare dalla mia vita certe sensazioni, certe riflessioni, certi pensieri e trasmutarle appunto in musica, e che peraltro, non lo so, a me viene molto tranquillo farlo. Sì, è naturale. È molto, io penso tanto a una cosa e mi viene in mente un pezzo sopra di esso. A un certo punto prendo, vado sul pianoforte e io ci già, provi, e ci provi già è tutto pronto. E ci provi le parole. Tu sei del 2000.
quindi immagino che tu abbia una certa formazione che ti possono aver dato, non so, ai tuoi genitori, che cosa ti facevano ascoltare? Io in realtà con mio padre ho ascoltato moltissimo, periodo anni 80, avevo 8 anni per assurdo, eravamo in credo fosse una Takuma, insomma la macchina, lui mise il CD dei Queen, mi si sente che roba ti fa sentire. Partì, che età avevi? 8 anni. 8 anni. Partì I Want It All. Feci un salto, no, ragazzi, bellissimo. Vabbè, insomma, non è che ti abbia fatto ascoltare. No, infatti, insomma, è andata bene. È andata subito tosto, duro, Insomma, poi? Queen, in realtà, io non che mi ci ispiro, ma comunque è qualcosa che ho ascoltato moltissimo. Ho ascoltato molto Elton John, poi vabbè, rock tantissimo, Guns N' Roses, Deep Purple. E potrei stare qui per ore a parlare, certo, di questi artisti. Italiano? Ad esempio mi piace Mango, Battiato anche, mi è piaciuto Morgan tantissimo, lo seguivo anche con Blu Vertigo, io non c'ero, hanno fatto anche un paio di concerti a Pistoia, io credo di averne visto il primo concerto a Pistoia di Blu Vertigo. Accidenti. Sì, vabbè, e forse era proprio quegli anni in cui sei nato, credo primi anni 2000, forse addirittura 99, vabbè, ma lasciamo perdere. Senti, Nicolò, però una città come Pistoia, ahi noi, che ti ha dato tanto da un punto di vista musicale, perché ti ha fatto fare la gavetta, diciamo che adesso sono poche le realtà che ti possono mettere su un palco. Dove vorresti arrivare? Che cosa vorresti fare? Certo, attualmente, dopo il periodo del Covid, molta gente ha smesso di fare jam session, non so perché, purtroppo facciamo, è una grande facciamo carenza. Un appello, continuate. Facciamo un appello. Ecco, facciamo le jam session, per favore, almeno quelle. Torniamo a fare jam session serie. Se non si applica nessuno per farlo, mi ci applico io in prima persona, perché assolutamente ne ho bisogno. Però ad esempio non mi dispiacerebbe andare a finire magari a un Pistoia Blues, sai, portare qualcosina, un sogno molto in grande. Vabbè, no, ma insomma sono sogni che ci stanno, tutti i musicisti pistoiesi hanno sognato di suonare al Pistoia Blues e tanti ce l'hanno fatta, quindi noi, caro Nicolò, te lo auguriamo. E intanto ci lasciamo, io vi ricordo che Post Scriptum, l'EP di Nicolò Nigito. Era giusto. Nicolò si trova su tutte le piattaforme, si chiama Post Scriptum. E adesso, proprio da quest'album, ci andiamo a vedere un video che è il video di Parte di te. Ci andiamo a vedere molto volentieri. Grazie mille, complimenti, continua così. Torna a trovarci. Certo, grazie mille a te. Pensieri miei, trovo spesso anomalie, rivolgo a te il mio disprezzo, ne ho già pagato il prezzo, salato da un pezzo, mi sento in mezzo a qualcosa che è più grande di me, rivoglio adesso quel bel permesso che mi hai già tolto a dirti che che non ti farei, anche se duro il mio futuro non si è spostato e non mi piace, non puoi fermarmi, anche se dici non riuscirai, perché senza di me non vali niente, io ti dirò che
come quando fuggito da te dicesti sai, non voglio più vedere il mondo crollare su di me. Abbiamo veramente più parole per descrivere la rubrica del nostro avvocato Franco Legni, la rubrica di letteratura che alza l'autostima e vince il saudage della domenica. Libri e legnate! Torna alla sua consueta eleganza il nostro avvocato scrittore Franco Legni. Ci eravamo abituati al casual. Ma il mio omaggio alla terza età deve continuare. Deve continuare, quindi andiamo avanti. Elegantissimo per proporci quali libri questa settimana? Tre libri molto interessanti. Partirei dal primo, edito da Bompiani. Si intitola Storia dei miei soldi ed è scritto da Melissa Panarello. Andiamo per gradi. La prima cosa che deve colpire di questo libro, che colpisce, è che è stato presentato fra i papabili candidati allo Strega 2024. Quindi c'è tutto un meccanismo ed è stato presentato. Quindi in teoria ha colpito comunque qualcuno che lo ha suggerito. Dopodiché l'autrice, Melissa Panarello, non ti dice niente. 20 anni fa, 23 anni fa mi sembra, uscì un libro di una certa Melissa P, 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire. E lei è cresciuta, ha fatto altri libri, ha fatto molto altro, ha una rubrica su Grazia, mi sembra, una rubrica fissa, ha scritto libri per ragazzi, però ancora lei lo dice, io ho sentito una sua intervista anche recentemente, questo Melissa P, quel libro se lo porterà dietro e se lo porterà dietro per sempre, perché comunque è il libro che l'ha resa famosa e lei lo ringrazia, quel libro fu un successo enorme, tant'è che Luca Guadagnino, poi il regista di Chiamami col tuo nome, ci fece il film e fu altrettanto di successo, insomma la proiettò nel mondo degli scrittori veri e propri. E questo libro è un ritorno a quello, non perché sia la continuazione, ma lei, la Melissa P, incontra l'attrice del suo film, una ragazza che in quel momento ebbe un successo clamoroso, e quindi l'arrivo di soldi, anche di tanti soldi, a una ragazza giovane e quindi che aveva una mamma che aveva un rapporto difficile con i soldi, quindi questa specie di monologo, perché poi è un po' una confessione da parte dell'attrice, che non è naturalmente l'attrice vera, è un personaggio di fantasia con la quale Melissa Panarello si confronta. Questo personaggio le racconta del suo rapporto con i soldi, di quello che è successo, del fatto che non ne ha più così tanti a un certo punto e si trova a fare anche cose che lei non vorrebbe fare per soldi, ed è un rapporto anche morboso, diciamo, in un certo senso. E forse uno dei momenti però che colpisce di più è quando Melissa comincia a chiedersi: ma quella rotta, quella dalla vita, quella, diciamo, che ha subito, è più lei o sono più io in merito a quello che ci è successo? Storia dei miei soldi, Melissa Panarello. Eccolo qua. Il secondo libro è un libro di racconti, invece. Ce lo manda Marcos Marcos. È un libro scritto da Benedetto Saraceno e si intitola I segreti di tutti. Allora, partirei anche qui dall'autore. Benedetto Saraceno è uno psichiatra che
che ha lavorato addirittura con Basaglia, poi è andato in Sud America, sempre per la sua opera lavorativa si è sempre diciamo distinta per essere dalla parte del malato, dei diritti del malato, tant'è che lui ha avuto nella sua carriera anche dal 99 al 2010 ha diretto il Dipartimento di Salute Mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra, quindi ha avuto una carriera sesquipedale enorme, il massimo che potesse avere nella sua carriera sia di medico che di dirigente ospedaliero o medicinale nel mondo a livelli altissimi. Questi racconti sono sfiziosi, non sono lunghissimi, sono abbastanza corti e a me hanno ricordato un po' le chiacchiere da bar, nel senso magari ce n'è uno in cui la figlia di un uomo importante, una bella ragazza, si sposa con il bellone del paese e lui poi all'altare, prima di arrivare, comincia a ricattare il babbo dicendogli: beh, se mi dai un tot di soldi io mi comporto bene. Racconto breve e poi non dico come va a finire. Certo. Insomma, sono 30 racconti molto divertenti, di grande qualità. Marcos y Marcos non tradisce mai. I segreti di tutti, Benedetto Saraceno, insomma un libro di racconti, a volte sì. I libri di racconti si fa anche... meno fatica a leggerli. Si no? fa meno fatica a leggerli perché te ne leggi uno e sei sazio, poi ricominci uno, certo. Due a seconda della lunghezza. Bene, allora, terza e ultima proposta per oggi. Invece. Terza e ultima proposta, abbiamo Vera Book, I bambini lupo di Giunti. È un libro che ha avuto grande successo, è andato in classifica quasi immediatamente ed è un thriller molto... che ti tiene molto sulla corda. Vera Brooke è una scrittrice che vive nella Svizzera tedesca, ha vissuto anche alla Hawaii, però è di lingua comunque tedesca, ma parla un italiano perfetto, quindi mi ha fatto subito simpatia anche per questa cosa. La trama del libro, vediamo se ti ricorda qualcosa, a me ha ricordato questo. In un villaggio di montagna si vive all'antica e tutti i vecchi, diciamo, dicono ai ragazzini che la città è un po' il male assoluto, non bisogna andarci perché ti corrompe. È chiaro, no? Si sa come si dice in questi paesi, la città, ma poi è anche vero, i valori scemano un attimo. Certo. E c'è una bambina che invece avrebbe voglia di andarsene, di andare via, e va via. E non se ne sa più di nulla. E poi si scopre che anche altre donne sono sparite da questo villaggio e non se ne sa la fine che hanno fatto. Allora si comincia a vociferare di un serial killer, del male che circola in questa comunità. All'inizio mi pensavo fosse Heidi. Poi no, direi che di Heidi non lo ricorda. A me ha fatto un po' venire in mente The Village, il film. In cui, okay. No, c'è questa realtà ovattata, sì. Da cui non si esce. Naturalmente è tutta un'altra cosa, è un thriller, non è uno sci-fi, mi sembra si chiami, no? con un termine terribile. È un'altra cosa, ma ha il grande pregio, veramente il grande pregio di tenere sulla corda il lettore per tutto il tempo in cui si cimenta nella lettura di questo bel libro. E quindi se abbiamo voglia di un thriller, Bambini Lupo di Vera Book. È l'ultima proposta di Franco Legni per oggi e poi torniamo la prossima settimana con altri tre libri. Ma quando è il terzo capitolo? Il mio mi mancano 10 pagine, quindi dovremmo, è quello che dico da circa 2 mesi. Però insomma mancano 10 pagine davvero. Pagine. Bene, siamo qui in attesa. Grazie mille Franco. A voi. E bentornati a Di Tutto Un Pop, siamo quasi al termine di questa dottata, è volata, tutte volata. Cose interessanti. L'ho detto apposta, volata. perché dici questo? Noi togliamo gli altarini, che insomma poi altarini non sono, no? Naturalmente noi abbiamo un monitor di servizio qui in studio dove vediamo quello che accade al Legno Rosso, dove c'è collegato il nostro Emanuele Nanni dalla parete d'arrampicata, quindi... ma partiamo da questo particolare, Lorenzo, lo so, è alta televisione, eccolo qua, eccolo qua, quindi è bloccato lì da almeno 20 minuti, da dove l'abbiamo lasciato praticamente poco fa, ecco che allarghiamo, ecco qua,
Che c'hai? Emanuele, che cosa sono? Noi, tu lo sarai, una di noi. Simone, sono una fatina per te. Ma che sei una fatina per me? È una cosa ambigua, Luciana, non è una cosa da dire. Lascio le mani, okay. Luciana. Stai scendendo. Metti il salto. Ah, vabbè, vabbè. Sei riuscito a cadere, sì, anche con la forza. Bene, Emanuele, guarda, ti facciamo l'applauso dallo studio, ma proprio perché, Allora. Sono felice di mettere i piedi in terra, ma è molto bello stare lassù. Ecco. Ma che carino. Io con le ali. Volevo ancora sapere qualcosa dai tuoi ospiti, perché è una realtà pistoiese riaperta da poco tempo. Abbiamo visto che ci sono tantissime persone, è attività fisica che fa sempre bene. Ecco, una curiosità, giusto? Noi abbiamo visto tante, perdonatemi il termine, poi me lo diranno loro come si chiamano, tante pietre colorate per questa scalata. Come mai sono colorate e se poi si chiamano pietre in un'altra maniera, ecco. Francesco, mi chiedeva Simone perché è rimasto curioso da queste pietre dove mi sono arrampicato, ora non so neanche anche se è il termine giusto. E così, ecco, perché sono diversi colori? Allora, queste sono prese artificiali. Ok. Ogni colore determina una via, d'arrampicata. Ogni via ha il suo grado di difficoltà. Ovviamente inizialmente quando si inizia a arrampicare si può anche non seguire il colore della via, perché ovviamente i movimenti sono movimenti tecnici. Quando si inizia a arrampicare il movimento non è ancora all'altezza di fare quel movimento. Però entro breve, soprattutto durante il corso di formazione, l'obiettivo è proprio quello di riuscire a salire e completare una via d'arrampicata vera e propria. E allora qua abbiamo scoperto un po' le basi di questo magico mondo che è l'arrampicata. Io ti prometto che mi alleno per un anno, prossimo anno ritorno qua, voglio fare quello con il cratere, facciamolo vedere laggiù, cioè quello appena sono entrato con quella sorta di stalactite dal soffitto, clamoroso. Bello. Voglio anche te, Simone, con me. Ma guarda, è un'attività che mi incuriosisce veramente, anche perché poi volevo sapere un'ultima cosa, cioè questa è una disciplina a 360 gradi, nel senso che l'arrampicata su parete all'interno, poi dopo quanto si può uscire e provare a fare un'arrampicata all'esterno, o sono due cose completamente diverse? Domanda giustissima, perché parlavo prima con Francesco, prima del collegamento, proprio di questa cosa. Mi chiedevano dallo studio, ok, qua imparare diciamo in maniera protetta e così, quanto ci vuole per uscire poi ed andare all'esterno? Allora, per acquisire la tecnica sufficiente a fare una salita, quindi formare due persone che possano fare autonomamente una salita, ci vogliono circa due mesi di formazione. I nostri corsi sono una volta alla settimana, sono circa due ore e mezzo di formazione, e in queste occasioni di formazione si mettono in condizione le persone proprio di diventare autonome, cioè di imparare la tecnica di corda che serve per fare questo sport, e poi ognuno autonomamente potrà decidere di farlo indoor, all'interno della palestra, oppure fuori. Hai visto? Bene. E qua, in questo... Bene, la prossima scalata che farai io sarà all'esterno. Io se poi ormai ho preso gusto, posso anche risalire. Certo. No, bene, allora noi ti lasciamo. Tu riprendi la via della scalata, perché adesso... Vai, vai. Grazie mille, ringrazio gli ospiti di essere stati con noi, fai complimenti per questa realtà pistoiese che è tornata finalmente al Legno Rosso, e ci vediamo la prossima settimana con te per altre prove sul campo. Però inizia a salire, ringrazio, inizia a salire. Perché la puntata non è per niente convinto. Allora, io vi l'abbiamo messa a dura prova.
No, sì, tra l'altro pensavo alla mia salute in questo momento in generale, però sono pronto ad affrontare sfide sempre con il sorriso, è questa la mia missione. Ringrazio Francesco, ringrazio Luciana, do lo scettro del microfono a Francesco, venite qua, associazione Up come il film animato, e io salgo Up, cioè su, e ritorno. Vi saluto, ciao in studio, ciao. Salgo ciao, per voi dalla vostra Fatina. Vai, ma non ti fermare questa volta, vai su, eh. Ok, bene, allora noi va bene, lo facciamo semplicemente salire, il collegamento è finito, quindi torniamo pure in studio, poi le immagini le voglio io in archivio. Cara Scira, siamo arrivati in fondo anche questa settimana, chi l'avrebbe mai detto? Davvero, ma davvero è stato tutto molto interessante sempre, Ma ogni volta lo devo dire perché è così. Scusa. È finita anche la voce stasera. Ho finito anche la voce. Hai finito anche la voce. Bene, allora guarda, lo dico io. Chiudiamo la trasmissione naturalmente con il nostro Elio Capecchi accompagnato da Leonardo Ricotti. Questa settimana con un ricordo dovuto e molto particolare. La vita è come la musica, ci sono alti e bassi. Una melodia straordinaria che non finirà mai, nemmeno quando non ci saremo più. Ernesto Assante è una tra le firme più prestigiose del giornalismo musicale italiano, se n'è andato nella tarda serata di lunedì. Amava il rock e si dilettava a suonare la chitarra. Era uno dei pochi giganti riconosciuti dal pubblico italiano e internazionale. Nato a Napoli nel 58, ma romano di adozione, aveva iniziato la carriera scrivendo per Il Manifesto, passando poi nel 79 alla Repubblica, a cui non è più uscito, e la testata che gli ha permesso di incontrare e intervistare tutti i grandi nomi della musica nazionale e mondiale. Radiofonia, conferenze con Gino Castaldo, il suo amico giornalista di musica da sempre, diciamo, collaborazioni con riviste specializzate e anche direttore dell'inserto musica della Repubblica, che però purtroppo tolse molte firme del giornalismo italiano musicale, dato che questo era un inserto gratuito. La TV comunque lo ha spesso cercato come consulente musicale, sia per programmi come Domenica In, L'Orecchiocchio e Doc, il famoso programma condotto da Renzo Arbore. E poi come ospite capace di dare luce e argomenti a temi musicali. Assante sapeva coniugare penna e cervello, mescolare conoscenze musicali e storie epocali. Una trentina di libri pubblicati hanno fatto il giro del mondo, dato che sono stati tradotti in moltissime lingue. Il mondo della musica piange la scomparsa di un guru, di un signore di altri tempi che ha portato con le sue parole le note musicali a spasso per il mondo. When I was younger, so much younger than today, never needed anybody, had you anyway. Now these days are summer, I want to be as you. And now I find, change my mind, never was the door. I may hit your pain, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Well, me got my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Mm-hmm.
if you can, I'm feeling down. And I do appreciate just being drowned. Help me get my face back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me.